Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Tokyo Ghoul in Minecraft. Infatti sempre nel server in cui si gioca il nostro Attack on Titan c'è anche il server di Tokyo Ghoul, in cui si può scegliere se stare, diciamo, contro i nemici dei ghoul o quei ghoul stessi. E ovviamente oggi faremo una prima puntata. Se vi piacerà potremo farne anche altre, anche perché tipo la puntata su Attack on Titan mi piace tantissimo, quindi sicuramente qualche episodio lì sopra ne faremo di altri, quindi non preoccupatevi. Quindi se volete altri episodi mi raccomando spolliciate, raggiungiamo i tot like, non lo so, comunque lasciate un bel like se volete altri nuovi episodi. E come sempre vi invito a restare sintonizzati con me grazie ai social che trovate qui sotto, sia Telegram sia Instagram, mi raccomando. Direi di iniziare subito. Allora ragazzi miei, dobbiamo scegliere tra i CGC, che sarebbe in sostanza, ora non mi ricordo bene l'acronimo qual è, però sono i counter ghoul in sostanza, quindi loro vanno contro i ghoul e hanno i pro e i contro. Ovviamente i pro sono che possono usare le armi, possono avere ovviamente le quincy, che sono in sostanza delle armi che sono alla fin fine, diciamo, delle caratteristiche dei ghoul ritrattati e rimodificati per poter essere usati come armi, quindi tanta roba. E sono fatte dalle cagune, come sapete, dei ghoul, che sono proprio le caratteristiche, le armi, diciamo, dei ghoul stessi. Diversamente dai ghoul, i CGC mangiano normali cibo, mentre i ghoul devono forse mangiare umani. I CGC possono tenere dei wings, dei grappling hook, che sarebbe in sostanza degli ali, e dei rampini per potersi ampicare. E il contro sono che comunque non possono muoversi ovviamente come i ghoul, ma mi sembra giusto, e prendono danno da caduta, mentre diciamo che non lo fanno, comunque non ricevono danno da caduta i nostri ghoul. E quindi vediamo anche le caratteristiche ovviamente dei ghoul, ragazzi, che sono queste, che ci sono quattro tipi di cagune ovviamente per le varie abilità. Possiamo usare ovviamente delle quincy, che sono fatte dalle cagune, va bene, ovviamente non prendiamo danno da caduta, quindi cosa buona. Però non possiamo usare per esempio le gun, non possiamo mangiare ovviamente di cibo normale. E volete mettere che io non scelga per forza il ghoul info, ragazzi? Cioè i ghoul, ma siete seri? Cioè andiamo sui ghoul, dai ragazzi, eccoci qua. Quindi sui ghoul attack, con il tasto destro cambiamo attacco, il tasto sinistro lo utilizziamo, e non c'è una classe migliore, quindi scegliamo attentamente. Ovviamente stanno ancora lavorando sugli attacchi, anche perché come ho già detto questo server ha molte volte rinnovato il suo server, proprio perché voleva modificare al meglio le cose del server, quindi ogni versione cercava di risolvere vari problemi. Allora vediamo la Ukaku, che ha un attacco che lancia un arrow, va bene, quindi andrò sicuramente per la Rinkaku, che secondo me è la migliore, e quindi clicchiamoci e iniziamo qui. Ovviamente clicca qui se vuoi andare con la Rinkaku, e ci porta quindi nel mondo dei ghoul. Siamo l'Anteikyu, ragazzi, wow, che figo. Come dicevo ragazzi, siamo quindi l'Anteikyu, e quindi possiamo utilizzare il bus a sinistra per andare via, andare in altri posti. E ovviamente l'Anteikyu possiamo parlare con Rize, che poi in realtà tipo mi dice: qual è il tuo nome? Possiamo parlare con lei: ciao, qual è il tuo nome? Stai andando all'Anteikyu? Sì, sono andando all'Anteikyu. Chi sei tu? Sì, mio nome è Rize, e andiamo dentro e mangiamo. Va bene, andiamo ragazzi miei. Go to Anteikyu, tutto qui Rize. Ok, quindi c'è proprio una missione vera e propria, che figata sta cosa. Eccoci quindi qua, possiamo parlare con Hyde, che è il nostro amichetto del cuore, e ovviamente qua ci spiega anche come funziona, tipo prendiamo il numero per parlare con le opzioni. Quindi Rize, parliamo con lei. Voi state mangiando, diciamo, a pranzo, e state avendo una conversazione molto tranquilla. Uno dei miei autori preferiti è Takatsuki Sen. Ah, anche uno dei miei, cioè, ok. Wow, non lo sapevo se avevamo così tante cose in comune. Devo andarmene presto. Ok, quindi possiamo fare due scelte: possiamo invitarla a cena o non invitarla a cena. Io direi invitiamola a cena tranquillamente, ragazzi. Quindi abbiamo invitato specialmente a cena al negozio dei libri, quindi potremmo andare lì a fare un po' di cose. Ovviamente possiamo comprarci, diciamo, il mutton, che sarebbe questo qua, per $10, perché noi essendo dei ghoul mangiamo soltanto carne di umani, quindi nient'altro. Qui c'è un tipo che fa la cacca, interessante. Qui c'è Tsukiyama, che è un tipo che ha la carta igienica. Vi lascio fare le vostre cose, no no, fate come se non fossi mai passato di qui, non preoccupatevi. Ovviamente grazie al nostro admin Link, che tipo ci stava aiutando, abbiamo trovato finalmente come andare al date. Quindi eccoci qua nel date, grazie mille. E dobbiamo quindi parlare adesso con lei per chissà quali cose. Quindi eccolo qua Rise, ovviamente problemi vari. Allora parliamo con lei. Oh Ulisse, siediti, così possiamo parlare. Va bene, nessun problema, parlami di te. So che già ti piace questo, diciamo, romanziere, quindi parlami ancora di lui. E quindi parliamo, passiamo ore parlando tra noi e noi della nostra vita, quindi ci sta. Va bene, mi sono divertito a stare qui, ma devo andare via. Che ne dici di portarmi a casa? Vai 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 vai, andiamo piccolo Ulisse, portiamola a casa. Quindi la portiamo a casa, ragazzi miei, e adesso dovremmo andare tipo a cliccare qui per portarla a casa, ragazzi miei. Oh mio Dio, Rize è un po' incazzatina. Che è successo, piccola Rize? E devo finire la mia conversazione prima. Come diamine la finisco la conversazione prima? Io ci ho parlato con quella, curioso la seguo, va bene. Mi ringrazia e mi abbraccia, ma poi sento un dolore nella spalla sinistra. C'è
vedi la tua spalla e tipo vedi che sta sanguinando e che Rise è un ghoul. Oh mio Dio, che merda. Quindi la spinge via e urli: oh merda, Rise, sei cattiva. Tu sei non puoi scappare da me, Ulisse. Tu sei pazza. Fatti divorare. Sai che non puoi sconfiggerla, quindi vai in un building vicino. E tipo immagino che devo andare più avanti verso il building, perché in effetti non posso fare centi. Quindi bene, posso andare qui tipo. Ok, quindi eccoci qua. Mi sa che non ci posso andare, no? Sì, ci posso andare. Mentre vai via, diciamo, barra di ferro cade su Rise e la schiaccia. Mentre nel frattempo comunque stava colando il sangue dal mio braccio, e quindi io tipo rimango incosciente e svengo alla fin fine. Quindi andiamo avanti, ragazzi miei. Posso passare di qui, ragazzi? Senti delle persone che parlano un trapianto. Pensi di aver visto una luce? Mentre ti stai svegliando vedi una luce molto fioca, e quindi provi a raggiungere la luce. Ok ragazzi, raggiungiamo la luce. Dove sarà mai questa luce? Che bella questa cosa di poter fare, diciamo, un inizio molto rarrato, che comunque alla fine è molto bello. Ed è un fottuto labirinto, e lo sapevo io. L'ho fatta apposta a mettermi i labirinti, che io non li so fare. Io una cosa non so fare in Minecraft: i labirinti e il parkour. Datemi il resto e si può fare. Ma labirinto e parkour no. Devo seguire la luce, quindi seguiamo questa luce, ragazzi. Immagino che sia questa la luce. Wow, fantasia, portami via. Però è luce, quindi ci sta. Ok, sono arrivato, ragazzi. Ora posso finalmente svegliarmi. Eccoci qua, abbiamo il dottore Canu. Dobbiamo parlare quindi con lui, ragazzi miei. Ciao, Ulisse. Dove sono? In effetti non lo so. Non preoccuparti, sei stato portato all'ospedale a causa delle tue ferite. Ma cosa esattamente? Hai avuto bisogno del trapianto di alcuni organi per far sì che noi ti potessimo salvare, e ora puoi andare a casa. Sei serio? Cioè, se significa che tu mi hai trapiantato degli organi? Ok, da dove li hai presi questi organi? Non me l'hai detto, è vero? Ma ragazzi, direi che per questa puntata potrebbe essere anche tutto. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se vorreste o no che io continuassi questa serie su Tokyo Ghoul, così da vedere cosa diamine riusciamo a fare nella storia. Spero in futuro di poter trovare anche qualcuno di voi che si unirà al CGC, così da poter anche fare una cosa, una bellissima battaglia in, diciamo, in combattimento, che sarebbe anche figo. In ogni caso, noi ci vediamo presto a un nuovissimo video. Questo è tutto. Ciao ciao e al prossimo video. Ciao ragazzi!